parlare con i cittadini. Ma lo sapete voi, andando a parlare con i cittadini, ricevendoli, andando per il centro, nelle frazioni, quanti problemi si depotenziano? In questi 5 anni non l'avete mai fatto, non l'avete fatto a sufficienza. E io non lo voglio dire per rivangare il passato, perché credo che l'abbiate fatto anche tesoro. Allora noi bisogna in questo luogo discutere. Abbiamo da discutere lo sviluppo della città, abbiamo da discutere lo sport. Non possiamo poi cavarsene andando in campagna elettorale a fare le scene con Luise piuttosto che con la pallacanestro Empoli e tirando fuori le storie e Marconcini ce l'ha contro Luise. Non ci sarà più un Marconcini da contrapporre a Luise, ci sarà da fare palazzetti per le squadre pallacanestro. Ci sarà da pensare agli sport emergenti, ci sarà da pensare a tutte le società sportive che non hanno più strutture, ci sarà da pensare al rugby per parlare dello sport. Sui sociali sta cambiando come dire, la conformazione sociale della nostra città, non soltanto perché ci sono tanti cittadini che vengono da altri paesi, per dire una formula la più corretta possibile, ma perché sta cambiando il sistema produttivo. Oggi noi non abbiamo, oggi c'è la notizia di oggi che anche i parrucchieri sono, come dire, i negozi parrucchieri sono gestiti da cinesi. Lungi da me invece, non ci riguarda, però mi riguarda invece quelli che fanno la pelle sotto casa mia, che lavorano a ciclo continuo. E tu hai sempre la cosa di dire, ma io sarei razzista se mi lamento del fatto che la domenica notte lavorano e cuciono e picchiano quel martello. Ma è un'economia, l'abbiamo il quadro della situazione, l'abbiamo noi la sensazione di quello che sta succedendo nella nostra città, a me pare a volte di no. Io chiedo che questo luogo diventi in discussione, ci sia dibattito, che si vada al di là delle sterili polemiche, che a volte faccio anch'io, perché sono come tutti, non è che io faccio le polemiche sterili, ma non sono mai sterili, invece si ragiona di regole, perché anche le regole poi sono importanti. Quindi sul programma del sindaco io non ho molto da dire, perché vorrei che fosse stravolto da delle discussioni che ci sono al Consiglio Comunale, e vorrei, lo ribadisco, che Brenda Varnini portassero il documento a settembre per discutere. Ultima questione, la viabilità. Anche sulla viabilità ne abbiamo dette molte, possiamo fare un ragionamento. Noi eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo visti con Gini per fare un ragionamento sul viale Boccaccio, non se ne è più parlato. Non si è più parlato perché probabilmente c'è la difficoltà, la non voglia, non lo so. Ma perché? Cioè, io non capisco questo atteggiamento. Comunque, lo ribadisco, io l'ho detto altre volte, non voglio farla troppo lunga. Io il 6 di settembre lascerò quella, perché ormai ho promesso di fare un matrimonio, se no avrei smesso prima. Voglio concludere dicendo che questa esperienza elettorale, questa esperienza elettorale per me è stata molto più deludente della precedente, non soltanto per il risultato elettorale. Perché ho percepito paradossalmente, rispetto alla prima, da parte vostra un po' più preoccupazione, però mi sembra si sia arrivati a dei livelli anche di scontro che non giovano a nessuno, perché non è ammissibile che un ancora in carica Presidente di Consiglio vada nelle società sportive a fare una propaganda contro un personaggio politico. Perché poi i nodi vengono ai petti, ne passano le mail, nelle quali si dice che va alla scena di Marconcini e così o cosà. E mi sto riferendo a Gianni Cerrini. No, te lo spiego, capito? Gianni Cerrini manda le mail, nelle quali dice, questi sono atteggiamenti sbagliati, che non porta a nessuna parte, perché io vorrei essere sfidato qualche volta nel mio omicidio, da qualche parte ho parlato male in maniera del sindaco o di qualche avversario politico. Vorrei citare il fatto che 5 anni fa, quando nel comitato elettorale da me presieduto, per così dire, qualcuno disse della sindaca cosa inaccettabile, fu espulso. Ecco, da parte vostra, a questo giro, ho visto degli atteggiamenti un po' fuori dalle righe, che hanno denotato da parte mia una vostra debolezza, ma che vorrei denotasse soprattutto, è un auspicio, un grado di riflessione che consenta a questo Consiglio di lavorare bene, perché da questi banchi mi pare che mai siano arrivate sciocchezze, mai siano arrivati discorsi ampiati in aria, ma molto spesso cose concrete, non condivisibili, ma concrete. Questo è il mio auspicio, a settembre spero che parta questa discussione, perché gli argomenti sono molti e su molte cose questa amministrazione è in ritardo, ma può recuperare. Grazie. Grazie consigliere, consigliere Graccio. Se ti può consolare, caro Marconcini, credo che qualche voto all'Use gliel'abbia portato via anch'io, però no, voglio dire, non credo che Cerrini abbia portato via tutti i voti. Sì, no, facevo una battuta. Comunque vedo che quello che hai detto te era buona parte anche del programma che abbiamo presentato noi dell'UDC, ma... E poi volevo rispondere a Pampaloni, perché delle due l'una, Pampaloni,
se amministrate bene così una città e perdete così grande consenso, qualcuno non ha capito bene le cose. Allora cosa vuol dire questo? Che se la metà dei cittadini ha rischiato di portare il sindaco Luciana Cappelli al ballottaggio, vuol dire che la giunta precedente tante belle cose non le aveva fatte. E te ne cito qualcuna. Hai parlato delle scuole, anch'io come te ho fatto l'insegnante per 37 anni e non ho mai avuto la palestra a disposizione per esercitare il mio dovere di insegnante. Io facevo l'insegnante di educazione fisica e sono dovuto sempre andare a lemosinare di qua e di là, attraverso la presidenza, attraverso la provincia, attraverso le spese per con gli autobus e così via, gli impianti sportivi che fortunatamente il comune poi ci metteva a disposizione, vedi lo stadio, vedi il palazzo. Io insegnavo all'Istituto Tecnico Brunelleschi a geometri. Quando insegnavo alle scuole medie c'era una piccola stanzina che non era neanche adibita a palestra, per cui con la legge 626 poi non si poteva neanche fare questa attività. Lo vedi? Tante volte si parla così per sentito dire, oppure si dice delle cose che non corrispondono al vero, mi dispiace. Un'altra cosa, quali sarebbero i progetti che si dovrebbero vedere realizzati nel giro di pochi anni, quando questa amministrazione è stata inerte per 5 anni? Quelli che mi hanno preceduto l'hanno detto chiaramente, non è stato fatto nessun sottopasso. Io mi riferivo anche in campagna elettorale al sottopasso di Villanova, mi ricordo che là sulla punta di Villanova c'è una casina in quella stradina stretta dove viene e ci stava mia bisnonna, e ve l'avevo già detto, e tutte le volte che andavo a trovarla, purtroppo è così. Ma sto dicendo, c'è lo stesso sottopasso di quei tempi. C'è lo stesso sottopasso di quei tempi, come il palazzetto dello sport. Se volete ve lo ripeto, è stato inaugurato nel 1960, guarda caso dal sottoscritto, per cui le cose le ho vissute in prima persona, e anche lì è l'unico palazzetto che è rimasto, perché l'altro è stato fatto con i soldi della vendita di un giocatore dell'Use. Sì, va bene, perché c'è stato, è chiaro, c'è stato un 50-50, allora c'è stato un project financing. Allora, va bene, è uguale, si fa a mezzo, 50-50. E poi volevo dire un'altra cosa. Vi siete dimenticati, tutti avete parlato di tutti gli sport, ma l'Alderighi è qui presente e conosce bene la situazione. Quanti ragazzi ci sono alla piscina comunale di Empoli che non hanno gli spazi per poter fare attività? Quanti ragazzi sono costretti ad andare nelle piscine di Certaldo, di Lamporene, di Larciano e così via? Allora, vedete che c'è una necessità impellente di dover risolvere grossi problemi, anche perché se vogliamo investire nei giovani non possiamo permettere che i nostri figli, i vostri figli, i nostri nipoti, i figli delle nuove generazioni siano lasciati allo sbando. Abbiamo bisogno di dargli sì un'istruzione, sì quindi una formazione culturale, ma abbiamo bisogno anche di riempirgli il tempo libero. Viva Dio che si sta rifacendo anche gli oratori, c'è l'oratorio qua della Propositura, c'è un oratorio nuovo a Corte Nuova, e queste sono tutte iniziative in mano anche ai privati, alla Chiesa, e non credo che queste siano iniziative da buttare, meno male. Poi per quanto riguarda siccome tutti avete sempre timore che le cose fatte dai privati siano il male assoluto, io non credo. Quando si dice di fare un project finanziario, perché prima abbiamo parlato, e giustamente,